Bentrovati. Nel tutorial che segue parleremo ancora di uncinetto tunisino. In un altro tutorial che trovate sempre sul canale vi ho spiegato la lavorazione del punto base. In questo andremo a lavorare il punto alto Tunisi. Prima di passare alla lavorazione del punto vi do i simboli corrispondenti. Questo quadratino con una croce dentro rappresenta il punto alto, mentre quest'altro quadratino con l'ondina rappresenta il punto di scarico, quindi lo troverete a rappresentare il rigo di ritorno nelle lavorazioni tunisine. Il punto lo potete lavorare o direttamente su un giro di catenelle o, come ho fatto io, su un giro di punto base. Partiamo con la lavorazione del punto e andiamo a fare una catenella. Carichiamo il filo, entriamo nel punto successivo a quello di margine, estraiamo, ricarichiamo il filo e chiudiamo due assoline. Di nuovo carichiamo il filo, entriamo nel punto successivo, estraiamo, ricarichiamo il filo e chiudiamo due assoline. Carico il filo, entro nella barretta verticale, estraggo, ricarico e chiudo due. E continuo in questo modo per tutti i punti che ho a disposizione. Andiamo a lavorare il penultimo punto, quindi carichiamo il filo, entriamo nella barretta prima del punto di margine, estraiamo e chiudiamo due assoline. Ricarichiamo il filo e andiamo a lavorare il punto di margine prendendo tutte e due le asoline che formano il punto stesso. Vado ad estrarre, ricarichiamo il filo e chiudiamo le due asoline. Per lo scarico procediamo come facciamo nella lavorazione del punto base. Quindi carichiamo il filo e scarichiamo pr il primo punto singolarmente. Ricarichiamo il filo e i punti successivi li andiamo a scaricare due alla volta, in questo modo. Andiamo a terminare questa riga e mi faccio rivedere di nuovo. Andiamo a lavorare un'altra riga, quindi lavoriamo la nostra catenella iniziale, carichiamo il filo, saltiamo il punto di margine ed entriamo nella barretta verticale, questa superiore, vedete? Questa, e andiamo ad estrarre la nostra asolina. Carichiamo il filo, chiudiamo due. Carico il filo, vedete che il nostro punto è composto da una, due. Noi entreremo sempre nella barrettina verticale superiore, la prima. Quindi vado ad estrarre l'asolina, carico il filo e chiudo 2. Di nuovo carico il filo, entro nella barretta verticale, vado ad estrarre, ricarico il filo e chiudo 2 assoline e continuo in questo modo fin a completare tutta la riga. Andiamo a lavorare il penultimo punto. Quindi entriamo nella barrettina verticale, estraiamo e chiudiamo le due asoline.
Vedete che il punto di margine qui è diverso. Noi entreremo, questa è la catenella che separa il penultimo dall'ultimo punto, entreremo qui nelle due asoline superiori. Vedete? Sono una e due. Noi entreremo nelle asoline superiori, quindi carico il filo, entro nelle due asoline, estraggo, ricarico e chiudo i due gettati. E siamo pronti per il giro di ritorno. Carichiamo il filo, scarichiamo il primo punto singolarmente, i successivi due alla volta. E questa è tutta la lavorazione del punto alto tunisino. A inizio riga lavoreremo una catenella. A fine riga, nel punto di margine, entreremo nelle due asoline superiori. Se invece volete fare la vostra lavorazione partendo direttamente dalle catenelle di base, vi faccio vedere come procedere. Ho lavorato un tot di catenelle. Andiamo a caricare il filo ed entreremo nella terza catenella a partire dall'uncinetto. Questa che abbiamo sul ferro non la contiamo, quindi una, due e tre. In questa entreremo e andiamo ad estrarre la nostra asola in questo modo. Ricarichiamo il filo e andiamo a chiudere i due gettati e procediamo normalmente a caricare tutti i punti che abbiamo iniziato. Carico il filo, entro nella catenella successiva, estraggo la solina, ricarico il filo e chiudo due di nuovo e continuo per tutte le catenelle che ho avviato. Il punto di margine lo prenderemo sempre entrando in tutte e due le asoline che vanno a formare la catenella. Un attimo, solo questa è l'ultima. Vedete? Prendo tutte e due le asoline, estraggo il mio filo, carico e chiudo. E andiamo a fare il giro di ritorno. La prima la scarichiamo singolarmente, tutte le altre due alla volta. E nel giro successivo partiremo esattamente come vi ho fatto vedere poc'anzi, con la catenella iniziale e lavorando il primo punto nella asola superiore del punto subito dopo quello di margine. Ecco qui. Lavoriamo la catenella, carichiamo il filo, entriamo nella asolina verticale dopo il punto di margine e continuiamo la nostra lavorazione del punto alto tunisi. In questo modo vi ho fatto vedere anche come avviare il lavoro direttamente sulle catenelle di base, se non volete effettuare un giro di punto base tunisi. Il risultato dei due modi di lavorazione, qui su base di punto tunisi, a seguire su base di catenella. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi tutorial.